Amici di Bike Stream, dopo l'entusiasmo del Giro d'Italia, purtroppo qualcosina è venuto a mancare nei giorni immediatamente successivi all'evento sportivo. L'antidoping ha colpito Mauro Sant'Ambrogio, che si era reso protagonista di prestazioni davvero eccezionali. Ricordiamo la vittoria su Jofero. Ne parliamo con il medico sportivo che segue appunto la Vini Fantini e che ringraziamo di essere qui con noi. Buongiorno, dottor Tarzi. Buongiorno. Dottore, la nostra non vuole essere assolutamente una disamina, come dire, inquisitoria, ma vogliamo cercare di far capire al tifoso, all'appassionato, come certe situazioni possano capitare e poi magari in prevenzione come se ne può uscire o evitare. Allora, le ringraziamo, ripeto, per la sua disponibilità. Immagino sia stato un fulmine a ciel sereno anche per lei, però vorrei fare una premessa. Manteniamo un profilo garantista in quanto sia Di Luca prima che Sant'Ambrogio poi sono in attesa delle controanalisi. Esatto, io quindi su questi due casi non posso dire niente, come voi, d'altronde come tutti, aspettiamo che sono due situazioni che sono capitate praticamente alla fine del giro, una e l'altra addirittura dopo 10 giorni, per cui ci sono tante cose, che domande, non sul discorso magari della positività o meno, ma su come il procedimento è stato fatto. Cioè, nel caso di Di Luca un mese dopo, diciamo, il controllo aveva avuto a casa; nel caso di Sant'Ambrogio diciamo il primo controllo fatto addirittura la prima tappa dopo 40 giorni. Poi tutte le discussioni, le chiacchiere che stanno uscendo in questi 2 giorni, quindi diciamo è un po', direi che è affrettato tirare delle conclusioni in tutti i sensi, quindi aspetterei un po' l'esito prima di tutto delle controanalisi e poi un po' tutto, diciamo, la chiarezza che può venire fuori poi nelle prossime settimane, quindi dopodiché al limite possiamo anche dare un giudizio, ognuno può esprimere il suo giudizio. Ecco, l'unica cosa è a parte il discorso, diciamo, tecnico del risultato che ci è stato dato, però tutto come è stata gestita questa situazione mi è sembrata un po' strana. Ecco, poi queste voci che ci sono delle altre, non ci sono, non si è capito bene com'è questa situazione attualmente, quindi è una situazione secondo me in evoluzione, ecco. Quindi su questo direi che dobbiamo aspettare un po' di tempo per vedere come la situazione procede. Insomma, per quanto riguarda il discorso siamo rimasti male nella squadra perché nessuno ci aveva avvisato, perché in giro adesso dice che sapevano, non sapevano, noi non ci ha avvisato nessuno, cioè, di dire ci sono questi dati, voglio dire, no? E poi da un punto di vista degli esami che vengono effettuati, del sangue, l'ADAMS, i controlli, non c'era modo di, diciamo, da un punto di vista tecnico, di vedere che c'erano delle cose anomale. Quindi ecco, siamo rimasti anche doppiamente, perché magari si può vedere qualche anomalia, qualcosa, addirittura o fermi l'atleta oppure puoi pensare qualcosa o meno. Però in questo caso era tutto nella norma, insomma, per cui anzi, un ragazzo che parte con dei valori, finisce il Giro d'Italia molto più basso e con un rendimento anche atletico notevolmente più, diciamo, più scadente rispetto alla prima settimana, è anche normale, è fisiologico, no? Io quando vedo un atleta che parte molto forte e finisce più forte, è chiaro che viene da pensare come tutti, no? In questo caso lì, per dire, un atleta che l'ultima settimana ha faticato ad arrivare in fondo, infatti è calato notevolmente, ha perso anche diverse posizioni in classifica e poi ha avuto la fortuna di trovare qualche giorno dei compagni che l'hanno aiutato a arrivare, cioè avrebbe perso molto più tempo, insomma. Poi proprio si è visto, noi che viviamo giornalmente, insomma, insieme, proprio la stanchezza di una persona, il calare della prestazione. Dottore, ma nessuno, ripeto, vuole assumere un ruolo inquisitore. No, ma ci fa anche noi, sono le domande ci facciamo anche noi, sì. Non è le domande che si fa, però esattamente le cose. Quindi voglio dire, è rimasto un po' una cosa, siamo rimasti male proprio per questo, certo. Perché avendo dei dati fatti, noi
per esempio noi le società pagano una quota, in questo caso non mi ricordo quanto, ma mi sembra molto più di 80.000 euro l'anno, per far sì che vengano effettuati dei controlli con l'ADAMS, dei controlli antidoping anche, no? Oltre a un profilo ematologico. Quindi voglio dire, noi stessi le società pagano per autocontrollarsi, più facciamo dei controlli anche noi autonomi, voglio dire, tutta una serie, certo. Quando chiaramente ne noti qualcosa, chiaramente o lo fermi, insomma, comunque prendiamo le nostre, diciamo, precauzioni, decisioni. Certo. Precauzione, però, bravo. Dottore, ecco, mi consenta però, io volevo dire questo, io lascerei un po' da parte il caso di Luca che è arrivato da voi in certe circostanze. No, sono due casi completamente esatto. Diversi. Analizzando Sant'Ambrogio, però, ripeto, nessuno vuole essere particolarmente inquisitore, soffermiamoci su un sé ipotetico. Però è anche vero che persone autorevoli dell'entourage, quali Scinto, certe dichiarazioni le ha lasciate lui, certe informazioni su certe voci che circolavano le ha lanciate lui. No, ma il discorso è questo, le voci che circolavano, praticamente circolavano queste voci perché noi andando a controllare, appunto vedendo era tutto normale, noi ci pensavamo che fossero dovute alla, diciamo, un po' la gelosia, perché questo ragazzo era in una squadra da BMC dove aveva ottenuto dei buoni risultati, ma dove faceva gregario in pratica agli altri, no? E cosa è successo? Questo ragazzo, ora io dal punto di vista societario non lo so, però praticamente è venuto in questa società con un contratto praticamente della BMC, non so come ha risolto il suo contratto, in pratica la società quello che so non l'ho pagato, non lo paga, lo pagava la BMC, ha capito? Cioè sulla risoluzione del contratto, quindi voglio dire, no, poi questi della BMC, no, a un certo momento è venuto da noi, voglio dire, e questo ragazzo è calato tanto di peso quest'inverno, si è allenato molto di più, ha avuto insomma una serie di situazioni che per noi era normale che avesse un rendimento maggiore, ha capito? Sì. Cioè, voglio dire, poi parliamoci chiaro, questo qui da a dicembre a maggio ha fatto innumerevoli test di tutti i tipi, antidoping e tutto, ha fatto dei risultati ma è stato testato, quindi non c'è stato mai un risultato negativo sotto tutti i punti di vista, quindi questo fatto di arrivare al Giro d'Italia, no, e poi è andato bene, la gente parlava male, è quello che gli dicevo all'inizio io, e non mi torna il discorso di come, ma se c'erano dei dati ben precisi, ma perché non l'hanno detto e questo se ne andava a casa o lo mandavamo a casa noi? Ha capito qual è il discorso? Qui le voci, se si parla di voci, ognuno può dire la sua anche sui più forti atleti al mondo, voglio dire. Sì, assolutamente. Purtroppo i discorsi da fare. No, non vogliamo fare discorsi. Noi non vogliamo fare. Infatti, Scinto si è preoccupato, giustamente qualcuno gli ha detto qualcosa e abbiamo controllato, però poi alla fine ha preso l'atleta, avevamo dei dati in mano che ci dicevano praticamente che fisiologicamente tutto non c'era niente di anomalo, è chiaro, no, che le mani sulla sfera mi dice che non c'era nessuno, speri e pensi che non ci siano solo chiari, certo. Chiaro, si esce una notizia del genere ci fa rimanere in disastro. Dottore, è stato chiaro, allora innanzitutto sì. A lei non risulta un no che abbia fatto delle affermazioni a Scinto il ragazzo secondo cui quasi come confessasse, perché in un primo tempo si era letto qualcosa su Scinto, ovviamente lei non è la persona preposta per rispondere, ma le risulta qualcosa? Non lo so perché ecco. Questo non lo so, no. Allora, perfetto. Non ho saputo questo. Allora, altro argomento, lei ha detto che ha finito il giro incalando, però è anche vero che a livello prestazionale è da gennaio che va fortissimo, quindi è anche fisiologico, sì, che possa finirlo incalando. Diciamo che lui ha fatto una stagione, si è allenato molto d'inverno. Lui, dunque, pensiamo una cosa, che qui sembra poi sono di scoprire, questo ragazzo ha fatto quarta Lombardia a ottobre. Sì. Cioè non è che la Lombardia è una corsa dei paesi di spagliaio, insomma, si dice in Toscana, Lombardia è una corsa, quindi ha fatto quarto, aspettate, ha fatto quarto a Lombardia con la BMC quest'anno,
facendo, dice, lui ha detto il gregario a Gilberto, quando Gilberto si è accorto che non ce l'aveva più, gli ha detto fai la tua corsa, quindi voglio dire, ha fatto un quarto posto nella BMC a Lombardia, dopo aveva lavorato tutto il giorno per Gilberto, probabilmente se faceva la sua corsa poteva fare meglio, cioè questo sono aspetti tecnici importanti da valutare, no? Per dire, sì, non era un asino. Quindi, sì. Poi questo ha tirato diritto, probabilmente per questa situazione ha avuto la sua ex squadra di, non so, di sguigli, di discussione e tutto, e ha tirato diritto e si è allenato, e praticamente rispetto all'anno precedente è calato di 6 kg. 6 kg non so poi che un ragazzo, cioè, di la struttura fisica anche a lui, no? Quindi chiaramente si è allenato molto e ha acquistato a cuore a gennaio in Argentina, è andato bene. Poi ha ricorso in Italia, ha fatto, mi sembra, la Guelli, ha fatto un buon risultato, poi ha fatto la Tirreno e ha fatto lì qualche bel piazzamento, poi alla Coppa di Bartoli si è ammalato e poi ha rifatto il Giro Trentino. Quindi voglio dire, questo ragazzo non è che, perché vado a dire, è da gennaio va forte, sì, ma non è che ha corso, ha fatto 100 corse, voglio dire, ha corso, si è allenato, ha fatto, ha recuperato, voglio dire, è arrivato al Giro in una buona condizione con dei buoni risultati. Forse no, in Giro sembra che questo abbia fatto 6 mesi di corse, no? Probabilmente ha fatto un avvicinamento al Giro con le 25-30 corse che fanno tutti i corridori, vogliono preparare una corsa. Dottore, dottore, nessuno, non si può accusare un atleta perché va forte, è pagato per questo, assolutamente, per questo. Noi vogliamo fare chiarezza su alcuni punti, ecco, ci permettiamo questo. Ad esempio, ad esempio, verrebbe da chiedere questo, no? Poniamo che le controanalisi confermassero, diciamo, i risultati delle analisi. Ma io credo che al 99% è così, ecco. Non è quasi mai successo. Ecco. Però le chiedo questo, secondo lei, dunque, senza queste analisi che avessero effettivamente evidenziato il dolo, ripeto, stiamo sempre in campo ipotetico in attesa delle controanalisi. No, io chiedo questo da profano. Il profilo del passaporto biologico, secondo lei, non dà possibilità a nessun sospetto? Lei questo lo vede? No, quello no, perché io ho detto prima, ho avuto sempre delle analisi normali e poi fra l'altro al Giro in pratica ha avuto quel calo che hanno tutti gli che dovrebbero avere tutti gli atleti, perlomeno, no? Nel senso che, chiaro, 3 settimane di corsa continua e tutto, se parti con dei valori, anche in 3 settimane perdi 3-4 punti minimi. Allora, pochi le perde di più, e lui l'ha perso. Il profilo, diciamo, del passaporto biologico, quindi sì, non è infallibile? No, nel senso no, però è molto, si avvicina molto alla realtà. Alla domanda, ci può essere il dubbio che non tutti i controlli sono così approfonditi come altri? Cioè, che il controllo fatto magari al Giro d'Italia sia molto più approfondito di eventuali controlli fatti prima? No, perché i laboratori sono quelli migliori al mondo, quindi quasi tutti il passaporto biologico lo fanno quasi tutti o a Svizzera o a Colonia, che forse sono i migliori laboratori al mondo, insomma, quindi sono accuratissimi. Ma anche le fasi del prelievo avvengono nelle stesse modalità? Sì. Quindi sono standard, sono modalità standard. Certo, ma come la sta ponendo lei, dottore? Praticamente le squadre sono in difese, cosa ci può essere? No, il problema è questo, che è difese, sa, lei può controllare tutto quello che vuole, no? Però non è che, diciamo, non è che sta 24 ore su 24 ore addosso a una persona, numero uno. Seconda cosa, il ciclismo è uno sport dove te fai dei raduni durante l'inverno e c'hai ragazzi, poi c'hai le gare, e però ci sono tantissimi periodi durante l'anno in cui sono per conto loro, sono a casa loro, allenarsi in posti dove vogliono loro, voglio dire, per cui diciamo, te puoi cercare di controllare cosa? Gli esami che c'hai, puoi controllare l'abitudine quando sono con te, puoi controllare quando, diciamo, sono o alle gare, ma il resto del tempo le squadre, come fai a controllare tutti? Cioè, nel senso, te controlli per quelli che sono i dati che puoi vedere, insomma. Un'ultima domanda, dottore. Ovviamente non vuole essere un'istigazione al doping, però nel 2008, quando trovarono al Tour Riccardo Riccò, esplose, ripeto sempre, ai profani, a non addetti ai lavori, questo nome, il Cera, no? Poi successivamente
fu trovato ancora, fu riscontrato in altri atleti il cera a distanza di un anno o due. E dice, ma come, sono degli imbecilli questi, sanno che lo trovano? Allora si parlò, ripeto, le parlo in gergo un pochino così approssimativo, speravano questi di farla franca a microdosi. Ora l'EPO sembra di essere tornati a una frode molto molto vecchia, che addirittura ha imposto a taluni corridori di frodare ancora, ma attraverso le vecchie sistema di sacche. Ritornare all'EPO, secondo lei, non è tornare a qualcosa di anacronistico, anche ai fini di dolo? Ripeto, nessuno vuole stigare al dolo, ma perché? Mi sembra una certa, io spero una cosa, che siano, non lo so, vediamo adesso appunto le prossime settimane quello che succede, tutto quello che viene fuori, insomma è tutto, ma io mi sembra una cosa impossibile, cioè un atleta, diciamo, che sa che viene controllato potenzialmente in qualsiasi momento, può essere alle gare, a casa, se al bar, perché ha qualche successo anche al bar a un atleta spagnolo, mi sembra, non due anni fa, metterà lì con gli amici. Voglio dire, in questa area lì, ma io credo che, ma non lo so, che cosa passa, ecco, nella testa di certi soggetti. Voglio dire, il problema è che magari, si torna alla domanda che mi aveva fatto prima, lei può dirle, magari a certi personaggi può dirle tutto, stargli dietro, parlargli, spiegargli le cose, lui vuole, magari poi escono da noi, quello che gli ha detto dagli entratori che è uscito dall'altro, trovano fuori chissà chi, magari e che sono quelli portatori di verità, e può succedere questi casi, probabilmente. Io credo sia una cosa del genere, come ha detto lei, si può anacronistica una cosa del genere, insomma, sono d'accordo, insomma. Le... rimaniamo sconcertati, via, perché detto sinceramente, a oggi, al 2013, no, con tutto quello, vari fatti, oggi, insomma, con tutto quello che viene scritto sui giornali, sulle televisioni, da tutte le parti, cioè oggi, voglio dire, no, è inutile che lo dica io, lo dicano altre persone, siamo un po', diciamo, addetti ai lavori, no? Per vari motivi, ma basta una persona legga qualcosa, no? Basta oggi, vedi, tu clicchi su internet certe cose e le notizie sono appannaggio di tutti, perché voglio dire, io infatti quello che siamo rimasti sconcertati è proprio quello che mi chiedeva lei, cioè ma cioè, una cosa, aspettiamo, diciamo, un po' l'evolversi, ma è una cosa assurda, insomma. Però ecco, a questo punto lei lascia poco spazio alla speranza, a meno che non sia da interpretare anche il caso di Sant'Ambrogio come una mosca bianca, perché si dice che il profilo del passaporto biologico non dice tutta la verità, perché se fosse confermata la colpevolezza di questo atleta... No, ma il passaporto dice la verità, nel senso che sicuramente se c'è stato qualcosa di veramente lieve, perché le spiego, se avesse fatto una cosa sostenuta sicuramente sarebbe stati dei valori sballati del passaporto biologico, cioè ci sarebbero stati degli incrementi, dei decrementi, cioè, capito, nel senso, e notevoli, no? Se c'è una cosa, rimanendo praticamente nei limiti, diciamo, normale, quindi cosa vuol dire? Che se c'è stato una qualcosa, è stato qualcosa di veramente ininfluente, ecco, da un punto di vista del risultato, volevo dire questo, ecco. Un'ultima domanda, questa volta è davvero l'ultima, dottore. Se io fossi un giovane di 18 anni che pratica ciclismo con l'ambizione di passare professionista, e mi rivolgo a lei per le sue competenze di medico sportivo, ma anche mi rivolgessi a lei anche sotto il profilo umano, le venisse a chiedere, dottore, io voglio correre pulito, però le garanzie però che ho per passare professionista sono solo ed esclusivamente quelle dei risultati. Come posso difendermi nelle categorie minori, avendo la certezza che io corro pulito e anche gli altri corrono puliti? Ah, questo discorso di ma è, questo è una domanda che si pone sempre, no? Che magari bisognerebbe investire, io sono convinto, molto più risorse nel ciclismo giovanile, nel senso di poter controllare più controlli per poter garantire appunto ai ragazzi che fanno sport, diciamo, perlomeno di togliere i dubbi, ci sia qualche persona che possa fare qualcosa che poi, diciamo, può ballare i risultati. Dall'altra parte io dico che chi un ragazzo, cioè, parliamoci chiaro, che con i controlli che ci sono adesso e tutto, si vede anche, cioè,
vengono presi, per cui un ragazzo, io il consiglio di andare avanti per la sua strada, di allenarsi, di fare un certo tipo di vita, di alimentazione, di allenamento, quindi, e se c'ha le qualità sicuramente esce fuori, nel senso, non pensare sempre a questo discorso delle medicine, perché allora è meglio se non se cambia sport o cambia la propria attività. Cioè, nel senso, quello che bisogna cambiare proprio questa cultura del discorso del supporto di certi prodotti medici, no? E questo bisognerebbe, anche da un punto di vista, forse dargli anche meno rilevanza, no? Cioè, secondo me l'attrezzo positivo, uno basta, smette di correre e sta a casa sua, non tutte queste giornalate e tutto, poi magari fra un anno si ritrova a correre, ha capito? Tutti questi pentiti ci sono stati, io la penso in maniera, non dovevano più correre. Secondo me non esiste, hai sbagliato, basta, sta a casa tua, ti trovi il lavoro, ti piace andare in bicicletta, ci vai, ma no che questi gente poi riviene osannata, no? Voglio dire, perfetto. No, no, è stato chiaro. In questa maniera sicuramente darebbero anche un'immagine diversa ai giovani, perché poi lì si ritrova, quanti ce n'è dentro il gruppo, parliamoci chiaro, di queste persone, tanti, addirittura alcuni sono gli uomini introdotti da Luci dentro il gruppo, voglio dire, ma si scherza davvero, ma qui siamo secondo me in un mondo che va ridiscusso a 360 gradi. Non ho capito, dottore, cosa vuol dire questo? Tanti nel gruppo di chi? Di chi ce n'è tanti? Di ciclisti, voglio dire, no? Voglio dire, a questo punto qui, è scritto su tutte le riviste, i giornali, voglio dire, a questo punto qui bisognerebbe ridiscutere tutto. Se uno ha sbagliato, ha fatto cose del genere, un professionista, basta, trovi un altro lavoro e non c'è problemi, no? Ha capito? Ma secondo lei vuol dire che nel gruppo ci sono tanti che corrono slealmente? Le corrono? In maniera non leale? No, che corrono lealmente, ma voglio dire, chi ha sbagliato, basta, non corre più nel professionismo. Sì, capito, però voglio dire questo. No, per me la maggior parte, il 90%, io spero il 100% corre lealmente, poi se quelli che vengono smascherati o colpiti spiegheranno le loro motivazioni, certo. Però una volta sono stati presi o colpiti, basta, voglio dire, no. Perché devono ricorrere? Poi vedi cosa succede, creano adito, creano problemi, poi si creano problemi alle società. Volevo concludere con una, diciamo, equazione, che se fossero confermate le colpe di Mauro Sant'Ambrogio, il gruppo perderebbe un ragazzo dai 28 a 29 anni. Se però non interveniamo sui giovani, si rischia di fare ancora generazioni non troppo... Ecco. Sì, ma io la mia idea, no, da anni, cioè secondo me il professionismo, ecco, se si vuole voltare pagina, dobbiamo dare meno importanza e pagine a questa gente e punto, e tagliare corto e lavorare molto sui giovani. Ecco, bene. Bene, dottore, è stato... Il futuro di questo sport qui sono i giovani. E sui giovani magari intensificare anche i controlli, un passaporto biologico, perché insomma fanno i controlli a una gara su 10. Io vedo nel 96 avevo fatto un progetto presentato alla stampa, l'ho presentato alla federazione, a Luce e tutto, avevo fatto un progetto, il passaporto biologico, una testa praticamente magnetica, il passaporto biologico, da iniziare dall'età quando uno iniziava a correre, cioè da allievo. Gli dico 96 presentato, novembre 96, cioè dovevano essere messi tutti i dati di questo atleta, quando da allievo in su, da quando iniziava a correre, e sicuramente si poteva avere un profilo biologico nella crescita e che doveva essere quello, ha capito? No, sì, poi adesso è stato ripreso negli ultimi anni con alcuni dati, cioè con il passaporto biologico dell'Adams, però bisogna partire con questo, secondo me, da come uno inizia a fare attività agonistica. E sicuramente, ecco, a quel punto c'hai veramente un profilo di un atleta da seguire poi nell'evoluzione. Poi, parliamoci chiaro, poi questi può capitare di tutto uguale, però sicuramente hai modo di garantire, diciamo, un intervento garantistico per tutti.
Certo, dottore, noi la ringraziamo, le avevamo chiesto 10 minuti, invece va a finire che gli abbiamo rubato mezz'ora. Noi la ringraziamo per No, l'onestà, per la sua disponibilità e questo non le fa altro che onore. Ovviamente speriamo di essere smentiti dalle controanalisi, però il cronista deve rilevare quello che al momento ma passa la cronaca. una cosa, io penso tutti siamo rimasti male, no? Sia noi che siamo un po' gli addetti ai lavori, scioccati, giustamente, non nemmeno rimasti male, noi che siamo gli addetti ai lavori, gli sportivi, voi che bene o male chi si interessa di questo sport, perché alla fine, parliamoci chiaro, chi o lavora o pratica o diciamo è interessato a questo sport, è uno sport povero, cioè dove alla fine chi per vari motivi tutti ci siamo dentro per passione. Voglio dire, no? Per cui ecco, dispiace questi casi qui, perché quando poi vedi c'è la gente che segue, io ho visto le tappe di montagna, il freddo, c'era la neve e tutto, e quando ti capita questa cosa qui, diciamo, rimani scioccato, rimani male, insomma, ecco. Speri sempre che non ci siano più questi casi, però purtroppo vedo che c'è cioè, un passa settimana, un passa mese e qualcuno c'è dentro. Bene, dottore, noi la ringraziamo ancora e speriamo, staremo a vedere l'evolvere della faccenda. Speriamo che ci sia, che vada a finire tutto bene, via. Ma lei però ha dato percentuali bassissime. Speriamo. No, bene nel senso più che altro perché magari sono casi isolati, cioè nel senso, quindi si Certo. possa cercare di arrivare a una soluzione, diciamo, un po' di questi problemi. Perfetto, grazie dottore. Prego, arrivederci.